Ok, ci siamo. Buon pomeriggio. Siamo qui per il panel Buone pratiche, riflessioni e strumenti per affrontare la paura e siamo sempre Apprendiamola con filosofia. Vi ricordo che siamo in collegamento sui canali di Tlon, quindi pagina Facebook, canale YouTube di Venti, sulla Repubblica.it, facciamo incursioni su Radio 3, Ministero della Salute, quindi come dire, ci trovate un po' ovunque e sul sito ovviamente Apprendiamola con filosofia.it. Vi ricordiamo che faremo una donazione al termine di questa giornata a Emergency per Emergenza Italia. Abbiamo avuto stamattina la presidente di Emergency che ci ha fatto un saluto, ci ha raccontato cosa Emergency sta facendo e se volete potete donare anche voi. Per questo panel abbiamo Luigi D'Elia, psicologo, fondatore di Altra Psicologia, insegnante di psicologia sociale. Mi senti? Ciao Luigi, Sì, eccomi, buon sono qui. pomeriggio. Ciao, Marco ciao. Filoni, filosofo e giornalista, scrive su Buon Repubblica. pomeriggio. E ciao, saluto tutti. Ciao. Beatrice Mautino, che si occupa di comunicazione della scienza e progettazione di mostre e eventi scientifici e ha una grande attività online su Instagram, è divagatrice, sta raccontando, sta come dice, facendo chiarezza anche sulla comunicazione in questo momento. E Nicola Zamperini, giornalista, imprenditore, docente e consulente di comunicazione digitale, in particolare comunicazione digitale dell'Ospedale Bambin Gesù di Roma, giusto? Sì, giusto. Quindi parleremo anche molto dell'aspetto della comunicazione. Inizierei intanto con Luigi D'Elia. Abbiamo parlato stamattina con Luca Mazzucchelli di cosa la psicologia ha iniziato a fare in questo periodo. Gli psicologi sono attivati immediatamente con come dire, la consapevolezza immediata che l'impatto di questa emergenza sanitaria non sarebbe stato solo appunto a livello sanitario, ma sarebbe stato un impatto anche psicologico. Luca Mazzucchelli si è messo a disposizione, ha messo a disposizione delle consulenze psicologiche con le persone della prima zona rossa di Codogno e ho visto che tanti psicologi hanno anche cambiato il modo di fare terapia con i propri pazienti proprio per non lasciarli soli. Come la psicologia può aiutare in questo fermo obbligato che stiamo vivendo? Quindi come si può vivere questa situazione? Allora, dunque, la prima cosa che mi viene in mente appunto quando è accaduto questo, quando siamo entrati in quarantena, che in realtà il mio modo di pensare, introduco il discorso, cioè il mio modo di pensare, quello che accade all'individuo sta accadendo alla collettività, che è una fortissima analogia, una fortissima correlazione, un antisomorfismo di dinamica simile. E oggi ho pensato, ho avuto un'immagine molto chiara, no? Il Covid-19, la pandemia in questo momento per noi è come una sorta di TSO della civiltà. C'è da sapere capire se è un TSO o un TSV, cioè se può essere un trattamento sanitario obbligatorio o un trattamento sanitario volontario. Nella mia vita ho fatto tanti anni anche in psichiatria e sono stato in qualche modo, come dire, protagonista di conversioni di TSO in TSV. E questo lo dice la ricerca scientifica, nel senso, ad esempio, io sono stato il primo a dare una meta-analisi in cui l'ho fatto ovviamente ai miei colleghi principalmente, in cui si chiede come si può mitigare il forte stress che tutti i cittadini sono costretti in qualche modo a impattare in questo modo. E loro indicano chiaramente delle linee guida, fra l'altro linee guida che sono state anche acquisite dall'Associazione degli Psichiatri Americani. È fondamentale la comunicazione istituzionale. La comunicazione del rischio e la partecipazione alle regole è al primo posto tra gli aspetti di mitigazione dello stress e delle conseguenze anche psichiatriche e psicologiche. Poi un altro aspetto che sottolinea questa review è la partecipazione volontaria, cioè la prosocialità, il compito altruistico di chi entra in quarantena. È dimostrato che entra in quarantena volontariamente, con un atteggiamento propositivo, entra in qualche modo in una dimensione di minore stress rispetto a chi la quarantena la sente come invece subita, come imposta dall'alto, no? È fondamentale quindi capire, affidarsi a delle fonti informative considerevoli, siano considerate personalmente autorevoli. Il punto è che accanto alla pandemia c'è una infodemia, c'è una pandemia mediatica che ci confonde completamente, l'orientamento totale della situazione. Sappiamo
veramente quale sia la fonte autorevole. Le persone che vanno in panico sono persone che pescano informazioni ovunque disordinate, quindi importantissimo è avere appunto fonti di informazioni chiare, avere anche rassicurazioni sui beni di consumo e le situazioni economiche che ci sono dopo la pandemia, perché dopo la pandemia c'è il problema dello stigma e della crisi economica. E un altro punto fondamentale che sottolinea questa review è la percezione della scadenza. E su questo purtroppo noi non abbiamo fatto un buon lavoro a livello istituzionale, perché le scadenze noi ovviamente non abbiamo idea di dove saranno. Cioè, hanno detto il 3 aprile, 5 aprile, adesso non ricordo, probabilmente sarà molto di più. Forse sarebbe conveniente dare una scadenza più lunga per poi magari accorciare. È anche vero che la mia sensazione è che sarà, come dire, possiamo agire in maniera perfetta, solo potremmo agire in maniera perfetta se potessimo venire dal futuro. E quindi è ovvio che ci sono stati degli errori che derivano dal fatto che stiamo come dire, vivendo una situazione di pandemia con degli strumenti e delle conoscenze che non abbiamo mai avuto prima, però dall'altra parte con un impatto anche appunto psicologico fortissimo. Volevo chiedere, Beatrice Motino, mi senti? Sì, ti sento. Tu appunto hai una attività di divulgazione, ti occupi molto e insegni anche comunicazione della scienza. Io in realtà ti cito spesso perché quando parlo di comunicazione in realtà della filosofia delle materie umanistiche, perché mi piace molto il fatto che nell'ambiente scientifico ci sia quantomeno, magari è così recentemente, però c'è l'idea che c'è la comunicazione della scienza, quindi qualcosa che si può studiare, che è anche una vocazione che si può avere, diversa da quella della ricerca da intraprendere a un certo punto della vita, mentre invece nell'ambito umanistico non c'è tanto quest'idea che ci siano proprio degli strumenti specifici di comunicazione. E mi piace anche molto il fatto che i divulgatori scientifici stiano facendo rete tra di loro, che quindi stiano comunicando a vicenda, che stiano mettendo insieme anche competenze diverse, perché quando si dice scienza, come dice Barbascura, si dice tutto e niente, certo. Perché in realtà ci sono tante di quelle discipline, di quelle competenze specifiche che non esiste la scienza, esistono delle cose specifiche. Anche tu, come appunto altri divulgatori e divulgatrici, stai in qualche modo smontando tante notizie false, tante fake news che stanno venendo fuori in queste settimane, che riguardano il virus ti attacca sotto le scarpe, che mascherine bisogna mettere, tutta una serie di notizie che vengono proprio diffuse e che creano l'infodemia, quindi l'epidemia di informazione. Come si può fare comunicazione della scienza in un momento di emergenza sanitaria? Ma allora, io intanto cerco di non inseguire ogni singola fake che esce, perché anche perché altrimenti non si fa altro nella vita, e poi credo che non sia l'approccio corretto. Preferisco magari prenderne una di quelle, insomma, che girano di più come esempio, per poi dare degli strumenti alle persone che si trovano ad averne decine al giorno per interpretarle. Quindi in genere ogni fake che tratto cerco anche di come dire, di associare alla parte proprio di sbufalamento, quella grezza, anche qualche strumento che permette di usare un minimo di spirito critico. Quindi do degli strumenti per navigare un po' all'interno delle notizie. Tu mi dici come si fa a fare divulgazione? Questa è la domanda delle domande, ci sono interi corsi, non si arriva mai a una quadra condivisa. Di sicuro in un momento come questo di emergenza bisogna seguire quelle che sono le regole della comunicazione del rischio, cioè dire quello che si sa, quindi quello che si è scoperto fino ad oggi, dire quello che non si sa. Spesso le cose che non si sanno vengono messe un po' sotto il tappeto, no? Perché c'è la paura di dire questa cosa non si sa. Per molte delle domande che si fanno le persone, le risposte non ci sono, ed è importante dirlo. E poi far vedere quello che si sta facendo a livello di istituzioni o anche di ricerca scientifica, dare degli strumenti per far capire quello che possono fare i singoli cittadini, i singoli ascoltatori nostri o lettori nostri, quindi dall'uso corretto, se proprio si vuole usarle, delle mascherine, alle regole proprio base, no? Per cercare di ridurre
la diffusione del contagio, ma anche dell'infodemia, quindi evitare di diffondere per esempio le fake, e poi dare l'idea che la scienza comunque è un processo in divenire e che quindi quello che sappiamo oggi, domani potrebbe essere leggermente diverso, a volte addirittura stravolto, e quindi non far calare le cose dall'alto, ma dar l'idea che c'è sempre un processo in corso e che soprattutto in una situazione come questa, dove abbiamo delle cose nuove che non conosciamo, ci dobbiamo continuare a studiare. Sono sparita? Scusate. No, io ti vedo. Pronto? Ti vedo e ti sento, quindi credo che vada tutto bene. Io ti sento. Ti volevo fare un'altra domanda. Tu mi senti, ok, perché io non mi vedo più, per cui non so. Anch'io non ti vedo più. No, tutto, se è caduta Maura. Ma ci sei, nella diretta ci sei, quindi non ci sei. Volevo farti un'altra domanda rispetto a questo. Premio Nobel Wisława Szymborska, premio Nobel per la poesia, diceva che l'ispirazione alla poesia nasce da due paroline, okay. Non so. Va bene, ma non sentiamo più neanche. Mi senti? Ah, eccoti, adesso ti sento. Ok. Stavo citando appunto il discorso per il conferimento del premio Nobel a Wisława Szymborska, premio Nobel per la poesia, di qualche anno fa, che diceva che la poesia, l'ispirazione nasce da due paroline, non so, che poi dovrebbero essere anche quelle che conducono la ricerca scientifica in generale, l'esperienza umana. Ecco, nei confronti della scienza c'è una sfiducia enorme in questo momento, che deriva dalla sensazione che non ci venga detto tutto. C'è una cosa fondamentale, un'espressione che tu hai usato qualche giorno fa, che proprio non è un'espressione inventata da te, ma è qualcosa che è importante secondo me divulgare, che è il consenso scientifico, l'idea di consenso scientifico. Quindi ci sono delle cose che non si sanno e c'è un modo di progredire della conoscenza che è interessante raccontare, perché l'idea è sempre quella che ci siano cose ufficiali e non ufficiali che sono polarizzate e non si riesca mai a capire come orientarsi. Questo crea secondo me molta confusione. Forse l'idea di consenso scientifico può aiutare un po' a chiarire anche il modo in cui si procede nella ricerca. E permette anche di capire che l'opinione del singolo conta molto poco, anche se quel singolo è un personaggio illustre, anche se è un famosissimo scienziato, deve comunque rifarsi a quello che è il consenso scientifico. Noi in questa vicenda qua dell'epidemia siamo di fronte ad esperti che dicono una cosa, esperti che ne dicono un'altra, spesso e volentieri danno opinioni personali che possono anche avere un senso. Il problema è che la percezione di chi guarda e non ha gli strumenti per capire chi dei due ha più ragione dell'altro, si trova di fronte a un caos pazzesco, non sa più a chi credere, alla fine crede a quello che dà la versione più simile a quelli che sono i propri valori o comunque più a quello che noi vogliamo sentirci dire. E quindi quello che è importante che noi, che di mestiere facciamo la divulgazione scientifica, la comunicazione della scienza, per noi è fondamentale invece rifarci sempre al consenso scientifico e a quello che è il risultato dell'insieme di tutti gli studi fatti nel tempo su un determinato argomento, come se fosse una sorta di riassuntone e di conclusione basata su tutti i risultati che sono venuti fuori dall'insieme di tutti i ricercatori del mondo che stanno lavorando su quel tema lì. Nicola Zamperini, tu sei autore di Manuale di disobbedienza digitale, tra le altre cose, in cui spieghi anche quali sono i modi in cui noi veniamo manipolati e indirizzati mentre siamo in social network e quali sono i modi in cui liberarsi. Però paradossalmente tu usi tantissime social network, forse non è paradossalmente, forse anche per questo, usi tantissime social network e ti occupi proprio di comunicazione digitale. In un momento di crisi come questo, tu ti occupi di comunicazione digitale in qualche modo ufficiale, istituzionale, ti occupi della comunicazione digitale di un grande ospedale, come si può fare in modo di sentire questo tipo di comunicazione vicina alle persone, quindi di non farla sentire come una comunicazione troppo fredda, che dà solo delle istruzioni e non crea empatia con le persone che si sentono magari in una situazione di ansia e di paura? La domanda è una domanda complicata, tenuto conto che stiamo tutti abitando una gigantesca camera di eco nella quale tutti noi parliamo del virus, sembra una conversazione che ha un unico argomento, cosa che non era mai successa anche nella storia ormai nemmeno troppo recente, per esempio dei social network,
Credo che, diciamo, in questo momento intanto occorra fare massa, perché bisogna produrre una quantità di contenuti enorme che abbiano, diciamo così, due caratteristiche: la continuità, quindi produrre contenuti in continuazione che possono andare contro tutti i contenuti fasulli, manipolatori, inventati, che hanno una serie di ragioni di cui si parlava pure prima, e dall'altro però che abbiano una caratteristica fondamentale, cioè che siano di gusto degli algoritmi, passami questa espressione, nel senso che abbiano una loro compliance algoritmica, cioè che l'algoritmo del motore di ricerca, gli algoritmi dei social network, a partire da quello di Facebook e quello di Instagram, li apprezzino. Se noi siamo certi che questi contenuti sono fatti secondo, diciamo così, le preferenze degli algoritmi, noi sappiamo che questi contenuti potranno arrivare alle persone. Quindi prima ancora di preoccuparci dell'empatia, dobbiamo preoccuparci che questi contenuti abbiano, oltre al rigore scientifico, al rigore clinico in questo caso, abbiano anche una sostanza che poi li ponga nel rapporto con chi fa mediazione tra le persone in maniera positiva. Se Google, per espressione di uno dei suoi fondatori, vorrebbe essere il terzo emisfero del nostro cervello, e quindi, diciamo, lì c'entra la razionalità, per quanto riguarda i social network l'elemento emotivo è fondante. Non a caso noi abbiamo 6 reazioni per rispondere a quello che vediamo all'interno della nostra timeline, dell'algoritmo madre, che è quello di Facebook, appunto, e ovviamente non possiamo metterci in cattedra. Questo, diciamo, è un tema, cioè provare a rispondere alle domande, agli interrogativi, ai timori, alle paure delle persone. Aggiungerei alla solitudine in questo momento delle persone, e offrire dei contenuti che diano le risposte a queste persone. Ripeto, con un obiettivo principale, che è quello di farci intercettare, di arrivare, diciamo così, all'algoritmo in maniera tale che questi contenuti poi possano avere un valore per tanti, possano essere condivisi, commentati, discussi, perché dall'altra parte il contenuto manipolatorio riscuote sempre un successo, no? E quindi il primo elemento, diciamo così, la prima qualità professionale di chi prova a fare in questo momento divulgazione scientifica è cercare di fare qualcosa che venga apprezzato da chi è dittatore della rete, come appunto motore di ricerca e Facebook, e non mettersi in cattedra. Chi si mette in cattedra, secondo me, anche con un tono un po' autoritario, rischia semplicemente di polarizzare, no? Invece c'è bisogno di accompagnare in questo momento. Tenuto conto anche, aggiungo quest'ultima cosa, delle differenze nel nostro paese. Noi abbiamo un terzo del paese che per la prima volta sta facendo e ha fatto, no, conoscenza con il virus, con la morte, con la malattia. Due terzi del paese che adesso parla dell'isolamento. Tra un po' penso che, diciamo, questo stato d'animo complessivo muterà, e muterà improvvisamente, ci sarà un cambio rapido, e quindi bisognerà, come dire, cambiare quello che in comunicazione si chiama tono di voce per adeguarci al tono di voce degli utenti. Ecco, in questo senso quello che dicevi è che come dire, bisogna anche dare delle cose che per l'algoritmo sono comprensibili. Questo va fatto sia che si parli di comunicazione della scienza, ma anche quando si parla di riflessione filosofica. Quindi vorrei chiedere a Marco Filoni questo. Ci troviamo ancora una volta a fare forse un passaggio ulteriore. Parlavamo con Lucrezia Ercoli di Pop Sofia, quindi di filosofia e serie TV, anche con Tommaso Ariemma, quindi la filosofia che riflette sulle serie TV e le serie TV che sono sempre più filosofiche. Come questo accade sui social network? Quindi quanto può essere difficile tradurre un linguaggio filosofico, dei concetti filosofici complessi? Noi oggi ovviamente stiamo facendo divulgazione, quindi stiamo parlando di filosofia con un linguaggio e parlando di idee che possono essere comprensibili a un pubblico vasto. Ovviamente in un'accademia il linguaggio sarebbe diverso e anche il livello di astrazione sarebbe diverso. Come si può fare quest'opera di traduzione senza banalizzare e senza togliere, come dire, alla filosofia la sua complessità? Ah, guarda, non so come si può fare. La cosa che posso dirti è che assistiamo
nostra epoca filosofi sedicentitali che vanno in televisione, nei talk show e in qualche modo fanno la figura degli idioti, ma nel senso etimologico del greco, del termine. Allora, vanno in cerca di quello che Gadda chiamava l'acuto tartufare dei critici. Io trovo abbastanza, oltre che così ridicolo tutto questo, abbastanza facile parlare assumendo, Kant lo chiamava un certo tono di distinzione, ovvero provare a parlare di cose anche relativamente semplici con dei paroloni, perché questi paroloni come se dessero forza al discorso che stai facendo. I pensieri profondi di Omero, tanto per fare un'altra citazione. Ecco, invece credo che la filosofia sia esattamente l'opposto, sia quella capacità di spiegare. Allora, se io devo spiegare a te, Maura, la fenomenologia dello spirito di Hegel, posso parlare di tante cose, dello Zeitgeist, posso riempirmi la bocca di paroloni. Se sono bravo e se sono veramente bravo, riesco a dirti la stessa cosa traducendo quel linguaggio, che è un linguaggio aulico, ottocentesco, un linguaggio totalmente desueto, nel linguaggio di oggi. E quindi fare quella traduzione di cui tu parlavi per mettere in pratica un sapere e renderlo comprensibile. Ecco, tutti coloro che fanno della filosofia un vestito che si indossa per dare appunto lustro e sintomatico vigore, diceva qualcuno, mi sembrano operazioni insomma anche poco interessanti sulle quali non vale la pena parlare. Poi naturalmente si può usare la filosofia genitiva, cioè la filosofia di, sempre più assistiamo alla filosofia di questo e di quell'altro. Anche lì dipende, nel senso che il problema non è se io prendo una serie televisiva e inizio a raccontarla con non so, mettendoci dentro supposte ideologie, ontologie, estetiche, eccetera, eccetera. Insomma, anche quella è un'operazione che mi piace poco. Al contrario, se io quella serie televisiva la utilizzo come un mezzo per spiegare, per raccontare, per dare strumenti che facciano comprendere e strumenti che facciano pensare, allora sto facendo un buon lavoro, credo, a quella disciplina che chiamiamo filosofia. E però, Maura, se mi dai due minuti, io volevo dire una cosa sul tema con la quale abbiamo aperto questo incontro, cioè la paura, perché a me sembra interessante poter dire due parole sull'universo simbolico prodotto dalla paura, nel senso, stiamo vivendo un'epoca particolare, sono delle giornate in cui la paura proprio come un virus, come il virus di cui tutti parliamo, entra nelle nostre case. Ecco, secondo me affrontare la paura, darle un volto, darle un nome, è sempre stata una necessità dell'uomo, perché la paura senza nome produce alienazione e soprattutto la paura senza, come dire, una paura non governata crea il terrore, quel timore indistinto che appunto ci pervade nei nostri animi. Allora, io credo che tutte le volte che si è scesi in piazza dopo un attacco terroristico dicendo non ho paura, oppure gridare dai balconi ce la faremo, insomma, per carità, capisco anche il nudge di tutto questo, il wishful thinking, d'accordo, benissimo, però io credo che la paura è anche sana, non lo dico io, lo dicono degli studi scientifici che ci raccontano che se l'uomo e l'evoluzione dell'uomo è quella che è perché l'uomo è un essere che ha paura, e quindi proprio nella scala genetica evolutiva questa paura ha avuto un ruolo. Ecco, io credo che questa paura sia importantissima e ribadisco il mio aver paura. Io credo che faccia bene aver paura e quindi non nasconderla, non nascondere questa emozione, proprio perché se la nascondiamo, se non la governiamo, se non gli diamo un nome, rischiamo che diventi qualcos'altro come angoscia, terrore, qualcosa di più complicato. Ok, qui mi sembra anche che in qualche modo, di nuovo, l'idea non è tanto quella di
spiega di ergersi ad autorità e quindi dire guarda la verità è questa qui e basta, ma di dare degli strumenti, una cosa che i divulgatori scientifici ripetono spessissimo, anche perché tra l'altro Beatrice Mautino ricevete questo, lo fa, cioè chiunque credo abbia una presenza social vive questa cosa, che sia magari attivista riceve costantemente i link di meme, fonti come dire non attendibili che dicono cose da smontare, e la sensazione a un certo punto è: ma non hai imparato a smontartelo da solo? Dopo che ti ho spiegato tantissime volte dove andare a cercare, come verificare le fonti, come vedere qual è il consenso scientifico, perché non vuoi farlo da solo? Quindi il messaggio secondo me è ancora questo: una riflessione che sia filosofica, una riflessione scientifica, una riflessione psicologica, o anche l'uso della comunicazione social network nascono sempre dall'impegno individuale nell'acquisizione di questi strumenti. Quindi l'importante non è credere a qualcuno che ha sempre ragione, perché nessun essere umano ha sempre ragione, ma cercare di acquisire degli strumenti che altre persone ci possono dare perché sono autorevoli e non per l'autorità che hanno, e quindi cominciare a essere autonomi anche nella ricerca, perché altrimenti poi la sensazione, soprattutto nei confronti di chi ha una presenza social, di essere dei jukebox, tipo è successa questa cosa, dimmi che cosa ne pensi. Invece è molto importante che si crei proprio un circolo e che quindi si diventi sempre più indipendenti in questa ricerca, e poi si crei un dibattito, perché qui l'idea non è che c'è la verità ufficiale, tutto il resto viene messo a tacere, ma che il dibattito è essenziale, ma il dibattito va fatto, va creato utilizzando gli strumenti del dialogo, utilizzando, avendo delle argomentazioni che sono sostenibili, che sono basate su dei dati, che sono basate appunto su una certa descrizione della realtà. Con questo vi saluto, vi ringrazio moltissimo e saluto quindi Nicola Zamperini, Beatrice Mautino, Marco Filoni e Luigi D'Elia. Grazie veramente tanto, grazie sempre per la vostra attività quotidiana, e tra pochissimo c'è uno spazio filosofico con Sofia Viscardi e Giovanni Truppi, quindi un altro concerto filosofico. Grazie, tra poco.